commissione sul servizio Chiama Roma 060606. Ci siamo visti oggi insieme ai lavoratori, insieme ai consiglieri, insieme agli uffici per verificare tutti gli aspetti del bando e quindi sulla sua regolarità e anche per capire quale sia il futuro per questi quasi 300 lavoratori. Oggi, su richiesta del Movimento 5 Stelle, si è svolta una commissione revisione della spesa per verificare la regolarità della gara di affidamento dello 060606 all'impresa Abramo. Abbiamo riconsegnato agli uffici una nostra interrogazione, depositata già da qualche giorno, che più che altro si concentra sul ribasso del 33% presentato dall'impresa Abramo. Abbiamo chiesto soprattutto di verificare se nella formulazione di questo ribasso l'impresa si sia avvalsa dei benefici previsti dalle leggi 83-2012 e dalla legge 407 del 1990, che tuttavia riserva questi benefici esclusivamente alle imprese che non delocalizzano servizi. Quindi abbiamo chiesto agli uffici di effettuare questa verifica e, come già avevamo chiesto in interrogazione, di consegnarci tutti i documenti di gara, i verbali di gara e via discorrendo. Quindi, prima di fare i successivi passi, intanto verifichiamo i documenti e le risposte che ci verranno date, speriamo in tempi brevi, così ci hanno assicurato dagli uffici, per poi poter proseguire questa battaglia a tutela dei 280 lavoratori dell'Almaviva che rischiano il posto. Quello che ci tengo a sottolineare è un discorso molto importante in cui in questa gara d'appalto non è stato tenuto conto, è il rispetto del costo del lavoro sul principio dell'articolo 36 della nostra Costituzione. Vorremmo capire come mai un ribasso del 33% Abramo riesca a gestire questo servizio quando c'è un costo del lavoro con un minimo tabellare previsto dal nostro contratto. A rischio ci chiediamo se tutto questo non è dovuto alla delocalizzazione, quindi che la pubblica amministrazione che dovrebbe dare per principio un esempio anche al privato, avrebbe dovuto tener conto nel capitolato della gara d'appalto il costo del lavoro previsto dal nostro contratto di categoria. Ci chiediamo perché questo non è avvenuto. Un altro aspetto non banale da non sottovalutare è in merito a quanto previsto dal decreto legislativo 83-2012, l'articolo 24 bis, 3, in merito alle agevolazioni fiscali della legge 407 del 1990, il quale prevede che chi delocalizza non può fruire di queste agevolazioni fiscali. Lo possiamo verificare? L'amministrazione pubblica comunale ha fatto questa verifica? Noi gestiamo questo servizio, lo 060606, dal 2008, con lavoratori tutti a tempo indeterminato, formati e estremamente professionali, con una qualità che viene richiesta dal Comune di Roma, che vigila e supervisiona i lavoratori che gestiscono questa commessa. Siamo tutti lavoratori a tempo indeterminato, la maggior parte donne, con contratti part-time a 4 ore. I nostri stipendi si aggirano intorno alle 700 euro mensili, ultimamente anche un po' meno perché siamo con i contratti di solidarietà. Quindi la domanda è: come può un'azienda che vince una gara con il 33% di ribasso sul costo del lavoro poter gestire un operatore con un'alta professionalità con uno stipendio più basso? Tra l'altro, i contratti che la società aggiudicataria andrà ad applicare sono contratti a tempo determinato, secondo livello contrattuale. Quindi parliamo di lavoratori che andranno a prendere all'incirca 500 euro al mese. Il Comune di Roma chiede qualità con questi costi e con queste tempistiche? Il discorso di un contact center di una città non si basa solamente ed esclusivamente su cose tecniche, ma pure tra il rapporto tra il cittadino e quello che lo circonda, la città. Noi in fin dei conti siamo cittadini romani, siamo come chi ci chiama, riscontriamo le stesse problematiche, la città che non viene pulita, l'umido che non viene ritirato, oppure il problema di pagare una tariffa, oppure addirittura i problemi degli anziani che sono tantissimi. Esistono dei servizi nel Comune di Roma dove praticamente gli anziani venivano aiutati ad avere anche un colloquio perché erano soli, per cui noi diventavamo anche un punto di riferimento, avendo fatto 4 anni
questo servizio anche di notte, io ho avuto rapporti con i cittadini che si sentivano soli, per cui non siamo solo una voce della pubblica amministrazione, ma siamo anche la voce dei cittadini. Il problema vero di questo paese sono le gare d'appalto. La commessa 060606, se all'interno della gara ci fossero state le clausole sociali, tutto questo non sarebbe avvenuto. Non avrebbe comunque vinto la gara chi si è presentato con il 30% in meno. Perché con all'interno le clausole sociali, chi vince la gara è costretto a prendersi i lavoratori. Nel nostro caso, in Almaviva ci sono i quarti livelli e i terzi livelli. In questo caso Abramo non avrebbe sostenuto quel costo, quindi Abramo non avrebbe vinto la gara. Quello che io mi chiedo è perché nell'assegnazione nel capitolato per l'assegnazione di questa importante gara di appalto non si siano tenute conto dell'articolo 21.12 che prevede le clausole sociali, cioè il lavoratore segue la commessa, segue il lavoro, con tutto quello che ne consegue, per cui mantenendo tutte le sue tutele e diritti acquisiti ed avuti fino a quel momento con la società che aveva in gestione attualmente la commessa. In mancanza di questo articolo presente nel capitolato non viene garantita la continuità occupazionale, con il rischio conseguenziale chiaramente della mobilità per 280 lavoratori. Ed è una grandissima ingiustizia.